mettermi in contatto col mister Lippi. C'è Ciro Ferrara in attesa di... Ciro sta a parcheggio, c'è mister Lippi. Non ti posso chiamare a te, sto cercando di chiamare a mister Lippi. Il boss. Mister. Non si riesce a collegare. Strano però. Mister, abbia reggia, dobbiamo sistemare un po' sta... Della quotazione. Eccoli qua! Mamma mia, com'è difficile parlare con te, ragazzi. Ci sono quattro satelliti impegnati per parlare con te. No, mi sei, ma cioè, è solo una questione un po' di pratica all'inizio, poi dopo va una bomba. Va. Sì. Non ti vedo, le vedo tutte le sere, quelle che stai facendo. Ah. Sì, con tutti i tuoi ex compagni. E non solo, non e sono, ieri sera ho visto quella con Almeida. È forte Almeida, è tutto pelato. Mattias, infatti tutti mi dicevano: mister, ma dove sono i tuoi capelli, Mattias? C'è Davide anche collegato da Santo Domingo. Ciao Davide, allora, adesso non ci servi più. adesso non ci servi più. Ci sentiamo dopo, Davide. Ciao, ciao, ciao. Ok, allora. Grande allora, capitano. tutto a posto, mister. Qua abbiamo ripreso gli allenamenti e le cose stanno andando meglio. So che tu ci tieni a questo posto, alla Cina, quindi ti informo di questo. No, no, ma sento spesso Vincenzo, vabbè, Maddaloni che adesso è andato A allo Shenzhen. Shenzhen. Sì. Però dovreste giocare un amichevole, no? Ho saputo. Stiamo cercando di organizzarla per tra 2 o 3 settimane, perché c'è il problema che a volte loro non possono uscire da Shenzhen, noi non possiamo entrare lì e quindi ci sono un po' di problemi, però adesso stiamo cercando di organizzarla. Però bene, e prima di tutto ti volevo ringraziare perché, come tu ben sai, con la nostra raccolta con i campioni del mondo 2006, e con la tua partecipazione abbiamo acquistato queste quattro autoambulanze e queste quattro autoambulanze gireranno su tutto il territorio italiano. Sono super attrezzate e hanno il nostro logo sulle autoambulanze e gireranno per il nostro paese. Quindi siamo Bello, molto bello, questo orgogliosi è di questo. un bel risultato. Ieri sera mi ha mandato un messaggio Alessandro Del Piero Sì. da Los Angeles, mi ha detto: mister, abbiamo avuto dei grandi risultati, e io gli ho risposto scherzando. Ho detto: ma d'altronde, insomma, noi siamo abbastanza abituati a fare grandi risultati. Era normale che venisse fuori qualcosa di importante, no? Quattro autoambulanze sono tante, Sono eh? tanti, proprio un numero perfetto perché praticamente sono come le 4 stelle che Come i portano quattro l'Italia. mondiali, è vero, è 4 mondiali, quindi mister c'è vero, pure l'Ibai che ti saluta, eh. è vero. Saluta tutti. No, però è una bella soddisfazione, mister, perché non è facile, soprattutto in questo momento che la gente sta vivendo con tensione questa quarantena. E comunque c'è stata grande partecipazione da parte di tutti, e quindi, ma non solo i campioni del mondo, mi voglio ricordare anche giocatori attuali, ex Ho letto, ho giocatori, letto. ma c'è una lista di ragazzi che ci hanno dato fiducia e noi siamo contenti di aver messo la faccia. È stato un risultato spettacolare, quindi siamo È contenti. vero, è vero, è vero, è vero. Infatti siamo tutti contenti. E allora quando cominciate lì? Allora, Sapete ancora niente? qui parlano, mister, io metto gli occhiali così guardo i Gli commenti allenatori si sotto. mettono gli occhiali, dai, verso i 44-45 anni. Te quanti ce n'hai? Ah, mister, sono 25. Tu? Quanti ce n'hai? Quanti anni hai? Dimmi la verità, non lo ricordo. Io 40? 46, mister. 46. A 46 anni io sono andato alla Juventus. Lo so, mister, Dopo sono andato via da Napoli. che abbiamo e ho avuto la disgrazia di portarmi anche Ferrara. Mister, ma sai che con Ciro ti dico anche questa: noi abbiamo con la Fondazione Cannavaro Ferrara, abbiamo messo all'asta, abbiamo chiesto a tutti i giocatori campani di donarci una maglia e questa maglia è stata messa all'asta.
tra cui Ciro ha messo a disposizione la maglia di Diego Maradona, perché la sua non valeva niente. Ho visto quel pezzo lì, che ha cantato anche Malafemme. Sì, sì, e la sua non valeva niente, quindi ha messo quella di Diego. E praticamente è stata venduta a 55.000 euro la maglia di Diego. La maglia di Diego 55.000? Quando l'ha mostrata lui, che eravate in tre, c'era anche un signore, non mi ricordo chi era, avete fatto una cosa in tre, c'era un signore, e lui ha tirato fuori la maglia e che ha detto siamo già a 16.000 euro, erano a 16.000 euro, è arrivata a 55. Non dico il nome di chi se l'ha giudicata perché per una questione di privacy, ma è un risultato spettacolare. Fantastico. Ma con tutte le maglie siamo quasi a 100.000 euro. Fantastico. E con questi soldi li daremo, comunque faremo delle li doneremo alle associazioni a Napoli per la gente in questo momento, quindi siamo molto contenti. Bello, a proposito di Ciro, che ogni tanto qualcosa di buono la fa, ma lui basta, ora ha comprato la chitarra, ho visto, basta, si strimpella e comincia a cantare, è contento. Ma c'è sempre il suo cavallo di battaglia che è Malafemmana. Lui ormai Malafemmana. Il bello di adesso, mister, il bello di adesso è che lui adesso prima era solo, si metteva lì e cantava, adesso invece la interpreta, la sente sua, e la canzone se l'è fatta sua, quindi capito? È vero, ma gli piace a lui cantare. Gli piace. Mister, mi toglie una curiosità, a quanti sigari stai? Quanti sigari hai fumato in questo periodo? Io, in questo periodo un po' di più, però ne fumo una diecina al giorno, 8-10. Però c'è una cosa, che sono tanti, perché io non fumo mai la mattina. Io non fumando mai la mattina, proprio perché non mi piace, fumo il primo sigaro, lo fumo all'una dopo pranzo. Perciò in mezza giornata ne fumo 10. In mezza giornata ne fumi, mamma mia. Ma è dura stare in casa, È dura. È dura. No, sai cos'è che mi fa... Sai che mi fa incazzare adesso? Che non faccio altro che leggere dappertutto. Gli anziani saranno quelli che usciranno là, gli anziani qua, gli anziani là, gli anziani. Ma che anziani, ragazzi? Ma lo sai che se lasciano in casa gli anziani in tutte le aziende, in tutte le istituzioni, non lavora più nessuno, perché è tutta gente che ha più di 60 anni. Ieri leggevo Fiorello, che praticamente diceva la stessa cosa. Ed era incazzato anche lui, mi sei venuto in mente subito tu tu e mio padre, anche perché pure mio padre non riesce a stare in casa neanche un secondo. Ma come fai a stare in casa? Ma se stai bene, se non hai niente, se stai bene, perché devi stare in casa? Lo so, ma mister, come ti ho detto tante volte, come siamo sentiti, purtroppo questo è un virus bastardo che corre troppo velocemente. Speriamo che passa in fretta, comunque. Speriamo. Oddo, che voleva sapere se ti poteva tagliare i capelli. guarda, sarebbe proprio necessario ora, perché me li devo tagliare da solo. Me l'ha tagliata la mia moglie l'altro giorno. Ma tu te la ricordi la scena? Come no? Me lo ricordo, sì. Ma fu una cosa talmente ingenua, no? Da parte mia, no? Perché dici, com'è? Te la senti? E lui mi dice, porca miseria, sì. No, ma volevo dire, se devi dare una spuntatina. È stato simpaticissimo lui, che lì per lì ci è rimasto male, no? però ha capito che era un buona fede. Sì, no, ma io non posso mai dimenticare la faccia che fece, perché poi eravamo tutti a terra che stavamo facendo stretching a fine allenamento, e ma tu andassi vicino a Massimo, lui ti guardava così da giù verso... Ma fu una scena fantastica, mamma mia. Ho raccontato un po' di scene di quelle, sai, in quelle cose che hanno fatto a Sky adesso, no? Sì. Che hanno fatto un'ora a chiacchierare anche con me. E allora mi chiedevano, gli ho raccontato quella la mattina della Germania, che dissi, mi sembra di aver visto dei fotografi in quella pinitina che ci tiravano giù i pantaloni e facevamo vedere il sedere, no? Che evidentemente non c'erano i fotografi, perché se no non c'era. Ce n'eravamo tutti eravamo su tutti i siti del mondo. Ma io mi ricordo anche il bagno dentro alla bagno Gamma. quello lì io da qualche parte ci devo avere, qualcuno di voi fece il video quel giorno lì, perché io penso quando che ce l'ha Andrea il capocameriere,
E lui, io mi feci mettere da Andrea il pesce dentro il laghetto, no? E mi feci preparare con un manico di scopa una forchetta, una specie di fiocina. E poi quando andai sotto, che chiusi gli occhi e mi buttai sotto, e aprì questo sacchetto e c'era sto pesce, che era già pulito, era già aperto, no, il pesce. Ci infilai la forchetta dentro e venni e muovendola per far vedere che era vivo. No, ma il bello fu di Iaquinta che disse: che culo il mister, ha pescato un pesce lì. Grande Iaquinta. Grande Iaquintone, mister, grande, grande. E qualcuno mi fece il video, me l'ha mandato, non mi ricordo chi, ma da qualche parte ce lo devo avere. Io penso sì che ce l'abbia Andrea. Andrea, adesso magari provo a mandargli un messaggio, perché lui può darsi che Andrea, no, lo chiamo io, c'ho il numero. Sì, ce l'hai? Magari ce l'ho. Mister, ti faccio solo qualche domanda, perché io adesso non faccio il giornalista, ma qua ci chiedono, a parte la sensazione durante i rigori al Mondiale, è quella penso che è la sensazione di tutti gli italiani, la sensazione dei rigori. La sensazione che avevo io, la sensazione è nel senso di se avevo paura o meno, se ero tranquillo. Io ero tranquillissimo, io ero convinto che avremmo vinto. Non so, ma tu lo dicesti già 2 anni prima, quindi. Quello magari era un po' presto. No, però lì io... Però lì... Io invece... stavamo troppo bene con la testa, anche fisicamente, perché dopo 50 giorni di ritiro, dopo 6 partite avevamo fatto tutte di un certo... Io ho 2 domande. Una da allenatore, ti chiedo la scelta dei rigoristi, te l'avranno chiesta in tanti, e tu già me l'hai detto una volta. Sì. Io la trovo una cosa, ecco, di un allenatore avanti 100 anni rispetto agli altri. E questa è la prima. Allora, la scelta degli allenatori, come tu sai, dei rigoristi di solito, io ho sempre avuto un'abitudine, sai che io mi sono sempre scritto tutto, no? Oggi usano gli iPad, io invece facevo tutto sulla carta, e sulla carta scrivo le formazioni, scrivevo quello che dovevo dirvi, e poi dopo, quando c'era una competizione che sarebbe anche potuta finire ai rigori, mi scrivevo in alto i possibili 5, 6, 7 rigoristi. Poi, come tu sai, di questi 6 o 7, magari 2 o 3 a fine partita non ci sono più, no? Bravo. E perciò devi sostituirli, devi inventarti qualcosa. E mi ricordo che Alessandro Del Piero venne da me e mi disse: mister, io batto l'ultimo. E disse: come l'ultimo? Sì, come ho fatto alla finale di Champions. Ma se non l'hai neanche battuto l'ultimo rigore, lui non lo tirò mica il rigore alla finale di Champions, perché vincemmo al quarto, quello di Jugovic. Dice: ma se non l'hai neanche battuto, no? E allora io sono sempre stato convinto che i più bravi devono tirare i primi, perché infatti prima ne fai di gol e più vai avanti e meglio è. E perciò Pirlo, Materazzi, che secondo me è un ottimo rigorista, freddo, né? E poi dopo volevo che Del Piero tirasse il terzo, no? Sì. E lui mi dice: no, ma guarda, ha detto, vabbè, c'era De Rossi lì, e siccome avevo detto anche lui batteva il quarto, e lui disse: vabbè, allora il terzo lo tiro io, disse De Rossi, e il quarto, allora il quarto lo tiri te, Del Piero, no? E poi c'era il quinto. Il quinto, io mi guardavo intorno e dicevo: a me! Io ero il sesto, mi siete sempre detto. Gattuso si era già andato a mettere a sedere, perché era in panchina, perché mi disse: mister, tanto io uno deve uscire perché Zidane non c'è, perciò devo uscire uno. Sono io quello che esco, disse lui, no? E io guardai Grosso e gli dissi: e sai quelle cose che ti vengono lì, quel pensiero, no? E gli dissi: tu, allora tu sei il quinto, lo batti te. E lui fa: io? Mi dice. Io? Dici: sì, perché te sei quello che ha fatto il rigore al 90esimo con l'Australia, hai fatto gol al 119esimo con la Germania, sei quello degli ultimi secondi, dai, batti l'ultimo. E lui mi dice: ok, mi disse. No, ma io questa te l'ho detto, era tutto scritto, Fabio, era tutto scritto. Ho sempre trovato una, cioè, a parte tu, non è che ti devo dire quello che hai fatto nella tua carriera, però l'ho sempre trovata un qualcosa avanti a tutti gli altri, perché tutti gli altri pensano:
ok, il quarto, il quinto, i migliori. E giustamente, come dici tu, tanti non ci arrivano. Perché no, c'è chi la Champions nel 96 l'abbiamo vinta al quarto rigore. Perciò poteva esserci anche Gesù Bambino al quinto, non l'ha neanche tirato. Perciò. E poi ti voglio far raccontare una cosa che noi durante la semifinale, e questa fu una cosa che io e Gigi soprattutto ci girammo e dicemmo: ma che cazzo sta facendo il mister? Ma che non capisci? Quando mettesti quattro attaccanti? Quando mettesti quattro attaccanti? Perché la risposta che tu mi dessi a fine partita, io penso che cioè, fa capire tutto. Però in quel momento lì, mister, te ne dicevo di tutti i colori. No, posso immaginare. Però se ti ricordi, e penso che sia quello che ho detto a te, perché era il motivo che l'ho fatto, in quel momento lì la partita non si giocava più a centrocampo. Attaccavamo noi, attaccavano loro. Ascolta, Fabio, noi avevamo una difesa che non passava neanche una nocciolina. Tra Buffon, tra te, Materazzi, Zambrotta, Grosso, poi Gattuso e Pirlo. Davanti. Anche Pirlo dicono che Pirlo è uno che prima di superarlo non è semplice. Non è semplice. C'era una copertura e in quella difesa lì eravate in uno stato di grazia. E allora io dentro di me dissi quei 10 minuti lì. Vediamo chi è che, adesso non posso dire quello che pensai, ma insomma hai capito cosa è. Vediamo un po' chi è che ce la fa a superare. Cioè ormai si può dire di tutto, vediamo chi ce la fa più duro, giustamente. Quello fu il pensiero, perché in quel momento lì noi eravamo... Cioè anche con la cosa di quella poi del Piero era dall'inizio della partita che mi guardava, sai come dire, fammi entrare, mi guardava, io mi giravo di là e lui veniva lì e mi guardava, e quando lo feci entrare io mi rivolsi alla panchina e gli dissi: ma veramente volete scommettere che fa gol del Piero? Era carico da morire. Fece 70 metri, ti ricordi? Fece 70 metri per seguire l'azione. Certo. No, ma io te l'ho chiesto perché io mi girai verso Marco e verso Gigi, e Gigi pure lui dice: ma che cazzo sta facendo? Ma che sei impazzito? E allora noi poi dopo dicemmo: non lo so, Gigi, ti giuro, non lo so, perché per noi era inspiegabile, perché poi giustamente tutti pensano al concetto di calcio italiano, quello del catenaccio, ma tu hai sempre fatto un calcio diverso, il tuo concetto è sempre stato quello di attaccare, sì, però è sempre stato abbastanza equilibrato, certo. In quella parte di partita lì io pensai questo, mi venne in mente questa cosa ma perché ero ormai la partita non si giocava più, a volte le partite si giocano come ti ricordi i tempi supplementari con la Francia, che si giocava tutto a centrocampo, no? Perché tutti aspettavamo tutti i rigori, sia noi che loro. Sì, alla fine sì. Poi quando loro rimasero in 10, invece lì, con la Germania no, con la Germania era attacco noi, attacco loro, più noi che loro. E poi dopo furono anche quei 5 minuti del secondo tempo supplementare, che noi facemmo il palo con Gilardino. Il palo. Poi la traversa con Zambrotta. No? E loro lì andarono un po' in crisi. E io ebbi questa idea, disse: vediamo un po' chi ce l'ha più duro, come hai detto te. Sì. Io te lo sai, quella partita lì ero troppo convinto, perché quando loro avevano una pressione addosso che... giocavano in casa la semifinale, io posso mai dimenticare, questo l'ho detto tante volte, noi quando andammo a dare la mano prima della partita praticamente i tedeschi erano fisicamente delle bestie, e io ero lì che li guardavo fisso negli occhi e nessuno mi guardò negli occhi, erano tutti quanti con la testa abbassata, tutti quanti che queste mani non decise. E io alla fine mi girai verso Gigi e dissi: Gigio, già ce li siamo fumati, già sono a casa. E se ti ricordi che
all'inizio, prima di, quando stavamo per entrare in campo, ti ricordi quel signore italiano che faceva, era sempre al nostro seguito, quello della FIFA? Sì, che lavorava all'Efta Berlino, allenatore dei portieri, sì, italiano, sì, no? Sì. Che lui era tanto che viveva lì, no? E a un certo momento lui gridò una cosa ai tedeschi in tedesco, no? E io dissi: cosa hai detto? No, perché loro hanno detto: dai, che hanno paura. No, noi non abbiamo paura, voi avete paura, gli disse lui a loro. In effetti sì. Era così, era proprio, no, così. Ma su quelle cose che uno poi le sente. Ho detto, mi andava di chiederti queste due cose perché hai fatto bene. Hai fatto quelle bene. Cose che uno poi mi chiedono anche di Taribo West, mister. Taribo West. Ci saranno arrivati 1000 messaggi fatti raccontare di Taribo West. Taribo è un ragazzo simpaticissimo, è un ragazzo un po' particolare, no? Era un con queste treccine, questo modo di fare, no? Insomma, io non lo facevo giocare titolare, no? Lo giocava poco. Come. E ogni tanto, poi te lo sai come sono sempre stato io, no? Ci sono sempre tenuto alla puntualità, al rispetto, alle cose. E insomma, una volta succede che insomma, siamo tutti a pranzo alla Pinetina e lui non c'è, no? Allora mandano il massacratore a vedere e mi fa, stava pregando, era in camera a pregare. E poi dopo un quarto d'ora venne, no? E gli faccio scusa, ci mancherebbe altro, tu devi pregare quando vuoi e quanto vuoi, no? Però se, lo puoi fare anche in un altro orario, no? Quando si deve mangiare, no? No, era importante perché ho parlato con Dio e Dio mi ha detto che devo giocare di più, mi dice. Ha detto Dio che devo giocare di più. E io a me, insomma, no, mi viene da sorridere e dici, dai, andiamo a mangiare, dai, che a me non mi ha detto niente, guarda, ma a me non mi ha detto niente. Però era forte, era simpatico, dai. Ma, Però. No, ma è mitigio, mi era un bravo ragazzo anche, eh. Mi stanno arrivando tante di quelle cose su Taribo West che mi dicono: chiedi al mister di Taribo West, chiedi al mister di Taribo West. Ah, questa cosa qua è vera, me la chiedono tanti. E lui disse così: mi ha detto Dio che devo giocare di più. E da me non a mai. Me mi ha detto niente, anzi. Andiamo a mangiare. Bene, bene, mister. No, sono ricordi fantastici. Io, poi dopo sono cose che quante volte le avremmo riviste? Sinceramente, io ogni volta che le rivedo, cioè, ti viene sempre la lacrimuccia, la commozione. Io ti devo essere sincero, forse perché sto andando dopo i 46, io mi emoziono più adesso che qualche anno fa. Io adesso veramente quando vedo le immagini del nostro mondiale, mi vengono i brividi ancora di più, perché prima non... sì. Mi rendevo conto, però adesso mi emoziona di più. E io gliel'ho detto anche a Francesco, mister. Uno dei rammarichi che ho, nel senso che avendo visto poi gli altri paesi, è che noi abbiamo festeggiato poco. Noi, quando Sì. tornammo al Circo Massimo, che fu, penso, una delle esperienze più belle della nostra vita per tutti quanti, perché trovare milioni di persone. Al Circo Massimo è stata un'esperienza fantastica. È vero. Però finita lì, mister, noi non ci siamo più visti, a parte il tuo compleanno, però non eravamo neanche tutti quanti insieme. E io gliel'ho detto a Francesco, spero che un'occasione che abbiamo perso è stata i 10 anni, che anche la È vero. federazione poteva organizzare un qualcosa e non è stato fatto, una partita celebrativa. Vabbè, avremo l'occasione di farlo, dai. E questa è una cosa che secondo me Ho appena possiamo sentito quello che hai bisogna. detto l'altro giorno quando qualcuno ti ha chiesto del fatto di Calciopoli, no? Secondo me è una cosa che ho detto anch'io, no? Tante volte. E io ho ricordato, guardate che quella squadra lì in 2 anni era diventata talmente forte, in 2 anni, talmente compatta, talmente unita. C'era talmente una voglia di esserci, un'unità di intenti, che quando
poi dopo noi facciamo quelle due partite che furono importanti, quella con l'Olanda e con la Germania. In Olanda era due anni che non perdeva, noi andammo là, si vinse 3-1, mi ricordo. E fece gol pure Luca Toni, mister! Una partita eccezionale, il nostro grande difensore. ho visto anche la chiacchierata che hai fatto con Toni. E poi quella a Firenze con la Germania, che dopo mezz'ora si diceva 3-0. Ti ricordi che venne Schumacher a salutarci e voi gli dicevate: ma dove cazzo andate? Siamo più forti noi, no? Cioè, in quel momento lì la squadra era diventata talmente forte che tutto quel casino che venne dall'esterno, e ne venne parecchio dall'esterno, fu trasformato tutto in energia positiva. Ecco cosa ha fatto Calciopoli a noi. Ma io l'ho sempre detto, perché sai, tutti danno i meriti Calciopoli. No. E questo io lo dirò sempre, perché noi eravamo una squadra forte. Comunque noi eravamo forti. Una generazione di giocatori forti e gestiti poi da te, quindi... noi abbiamo fatto un grande mondiale, perché poi i numeri sono quelli, perché i numeri sono quelli. Abbiamo preso un gol e un rigore, un'autorete e un rigore. Quindi sai, alla fine giocando a calcio, perché noi di Catenaccio giocando a calcio e quando mi è capitato tante volte di parlare, no, sulle tradizioni calcistiche delle varie nazioni, no? È vero, la forza dell'Italia da sempre è stata la capacità di difendere, la compattezza di squadra, ma noi non è che abbiamo mai fatto catenaccio, noi abbiamo fatto sempre delle partite equilibrate, ma abbiamo sempre giocato con 3-4 giocatori che facevano la fase offensiva con qualità. Certo. E poi c'era dei grandi giocatori, e mi ricordo anche la cosa di Totti, che io lo portai, e mi ricordo che proprio te, una volta, prima di prendere la decisione, chiacchierammo un po' io e tu mi dicesti: mister, è meglio Totti al 50% che qualcun altro all'80, al 90. Ed è la verità, perché le squadre che giocavano contro Totti, prima di lasciarlo laggiù, ci pensano. No, ma Francesco, quel momento decisivo è venuto fuori, anche se non è al 100%, però la sua presenza era importante. Come noi, mister, alla fine abbiamo perso un giocatore importante come Christian Bieri in quegli anni lì. Christian era uno degli attaccanti più forti che avevamo in Europa. Christian sarebbe venuto ai mondiali se non si faceva male, perché lui andò al Monaco per giocare di più, perché io gli dissi: guarda, perché lui veniva da un infortunio, se tu non giochi un po' di più io non ti posso portare. Allora lui andò al Monaco, a Monte Carlo, a giocare. Mi ricordo che io e Pezzotti andavamo a vedere una partita una sera, dopo andavamo a cena, ci fece fare le 4 e mezzo di mattina lui, a forza di chiacchierare, e perché lui era galvanizzato dall'idea di venire al mondiale, perché il nazionale non aveva mai avuto grandi, e poi quando poi abbiamo vinto era dispiaciuto in una maniera. Mister Ciro dice che il merito della difesa era merito suo, Era merito perché suo. Era ma lui merito ogni suo, volta mi dice che tutto quello bene. Che ho vinto io l'ho vinto per merito suo. Ogni volta che è venuto ai mondiali è vinto perché sono venuto io. E io gli dico sempre: non sei ma non è che state fortunatissimi, mister! non è che sarà mica al contrario, gli dico che tutto quello che hai vinto te è merito. Uno è merito di Maradona e tutto il resto dopo è merito nostro. Mister, mi chiedono invece, perché Paolo ieri ha detto che tu gli hai chiesto anche di continuare in nazionale, mi chiedono. Paolo chi? Maldini. Maldo. Maldini, sì, io li chiesi, parlai e gli dissi che a me avrebbe fatto piacere se lui avesse continuato a partecipare, e lui mi disse correttamente, mi disse: mister, guardi, mi farebbe piacere anche a me, però io ho preso una decisione, l'ho comunicata anche all'allenatore che c'era prima, e mi sembrerebbe una mancanza di rispetto per Trapattoni, perché io c'era Trapattoni prima. Se io adesso tornassi a giocare che c'è lei e non sono tornato prima che c'era Trapattoni, perciò lo capì, però glielo chiesi. Sì. Lui ieri l'ha detto in una diretta, penso proprio con Christian Bieri, e infatti mi chiedono
perché il bello di queste dirette qui è che la gente dopo ti fa le domande, vuole sapere, sono curiosi, non ti farebbero mai, non ti farebbero mai andare via perché sono tutti quanti a casa senza fare niente. E allora il bello di queste dirette è così. No, ma perché poi le persone in queste circostanze dicono sempre, non sei magari quando sei in televisione, di fronte alla telecamera, certe cose non le dici, no? Oppure le dici un pochino più sfumate. In queste circostanze uno, se tu mi fai una domanda, io ti dico la verità. E proprio di verità, mister, mi chiedono di Baggio. Di Baggio? Baggio, che cosa ti chiedono? No, non lo so, il rapporto con Baggio mi hanno chiesto. Ma il rapporto con Baggio è stato non bello, perché secondo me sono state travisate tante cose. Io tante cose travisate. Qualcuno l'ha travisata anche lui, probabilmente, perché sono venute fuori delle cose che te mi conosci. Io mi, se posso dire la mia conoscenza. Secondo te, tu che conosci me, è venuto fuori che io avrei chiesto a Baggio di fare la spia dalla squadra. Secondo te io ho mai fatto una cosa con un giocatore? No, io non dico che se lui l'ha detto, probabilmente è perché ha avuto la sensazione che fosse quello che io gli avevo chiesto, ma io non mi sono mai permesso di chiedere una cosa così a un giocatore. E perciò c'è questa... Poi dopo il rapporto calciatore, io mi ricordo una cosa di Baggio, che quando alla Juventus ho avuto un bellissimo rapporto, poi dopo la fine dell'anno lui voleva fare il contratto con la Juve e la Juve non gli voleva fare il contratto che voleva lui, perché nel frattempo era esploso Del Piero, eccetera, eccetera. E allora lui andò via e io lo salutai e gli dissi: ti auguro di trovare quello che cerchi, no? nel proseguo della tua carriera. E lui mi disse: mi dispiace perché l'avevo già trovato qua, no? Come dire, mi ero trovato bene con lei. Ecco, questa era. No, e poi dopo, la invece, ricevuta, poi dopo invece c'è stata questa cosa che secondo me è stata travisata, perché io non mi sono mai permesso di chiedere una cosa del genere a un giocatore. No, ma io ripeto. Qui il bello di queste dirette è che la gente chiede, quindi se io poi gli faccio, non faccio il giornalista, però mi piace che dare spazio pure a quelli che ci guardano. Come mi chiedono, io questo già la so la risposta, perché in tanti chiedono: mister, ma hai smesso veramente? Se ho smesso io? Di allenare? Sì, penso proprio di sì. No, adesso in questo momento la frase di circostanza che io dico quando tutti mi chiedono: un club non l'allenerò più, un club non l'allenerò più. Okay, no. Ma ci sono delle cose però che mi fanno pensare, no? Un club ho deciso di non allenarlo più, e poi dopo speriamo che si possa fare l'estate, perché l'estate è importante, lo sai, per chi ama il mare come noi. E poi magari a ottobre, novembre, piuttosto che stare un inverno a casa senza fare niente, che è dura, che se dura. Dovesse venire una nazionale. Però poi dopo ci sono dei momenti che io mi vado a rivedere tutti gli allenamenti che facevo, tutti i periodi, no, che ho fatto, ma anche 10 anni fa. Quindi... E tu lo sai che tipo di calcio mi è sempre piaciuto a me. Sì. Un calcio compatto, aggressivo, un possesso di palla il giusto, 4-5 passaggi per poi evitare avversari, e poi verticalizzare e cercare gli attaccanti che attaccano gli spazi, tagliano il campo con palla, senza palla. E il calcio di oggi è questo. Il Liverpool e queste squadre qua giocano così. Il possesso di palla non lo fa più nessuno. 4-5 passaggi e poi dopo verticalizzazione. E allora vado a vedere gli allenamenti che facevo io 15 anni, 20 anni fa, erano quelli lì. E allora me li sono messi di nuovo tutti insieme con gli allenamenti. Non si sa mai, dovesse capitare, sono lì pronti. Mi chiedono un allenatore che ti piace, a parte me, perché lo so, un allenatore che ti piace in questo periodo, un allenatore che ti piace in Europa, parlo. In Europa più di tutti mi piace Klopp. Mi piace. Klopp mi piace perché riassume un po' tutte quelle cose che ti ho detto io. Il Liverpool gioca il calcio del quale parlavamo un attimo fa, e lo gioca con calciatori di grande qualità. E poi mi piace lui perché tu sai come sono sempre stato io nei momenti di grande tensione, ho cercato sempre di sdrammatizzare, no?
ogni tanto mi chiedono, ma lei cosa dice, che frasi diceva, ma che frasi vuoi dire? Non conta nulla dire una frase, non è che c'è una frase di circostanza. L'importante è lavorare bene durante la settimana, creare dei presupposti psicologici importanti. E poi dopo, anche quando mi hanno chiesto cosa ho detto prima della finale con la Francia. Sì. Niente, ho detto. Noi avevamo il nostro... Ma c'era, venivamo da partite, sua. Partite tutte vinte, a parte quella con gli Stati Uniti. C'era una carica, una convinzione, un'autostima, una convinzione di forza incredibile. C'è Massimo Oddo che insiste e chiede perché non l'abbiamo convocato, perché non l'hai convocato. Perché giustamente lui era lì, ma era Raffaele Barbieri, mica era il giocatore. No, era convocato, però, e come tutti i giocatori che sono stati convocati, e qualcuno non ha partecipato, però sono troppo intelligenti, perché noi, se non fossero state tutte persone intelligenti, quei 23 lì, noi non avremmo vinto. E allora tutti sanno che è impossibile che possano giocare tutti e 23. C'è qualcuno che magari... Ma se non sbaglio giocammo tutti a parte Oddo, Amelia e basta, forse, sì. Ma anche Barone giocò 20 minuti. Anche se, lui è Simone, è ancora lì che aspetta il passaggio di Pippo Inzaghi. Sì. Ma dagliela, facevo. Io gli dissi, ma non gliela dà, ragazzi, state tranquilli, non gliela dà. E lui fu bravo comunque a accompagnare, perché attirò l'attenzione del difensore, perché fino all'ultimo difensore non sapeva se entrare su Inzaghi o se coprire l'altro. No, ma questa, tu sai che noi abbiamo la chat dei campioni del mondo e io non ti ho messo apposta dentro, perché è una cosa vostra quella, per lasciare tutti più liberi, perché già si fa una fatica. Questa è la battuta classica della nostra chat. Quindi Massimo Oddo non è che non ti ha convocato, lo sai bene, dai Massimo, non stavi nelle condizioni giuste per giocare. Ma che poi Massimo ha giocato, se non sbaglio, mister, giustamente. Massimo Oddo? Sì, no. Massimo. Ai mondiali no. Massimo, io se non ricordo mai, infatti me lo dicono anche qui, gli unici che non hanno giocato è Peruzzi e Oddo e Amelia. Oddo non ha giocato. Ma tanto, mister, mo qua ci dicono subito che è subentrato. Adesso ci dicono, mister, questi non sbagliamo niente. No, io credo che non sia mai subentrato Oddo. Vabbè, mister, tanto non ce ne siamo accorti mica, perché... No, Amelia, Peruzzi e Otto. Massimo, scusa, quando sei entrato? Perché qua nessuno se la ricorda. Massimo, quando sei entrato? Ma è in contatto lui ora? Sì, lui è che scrive, che è lì che... No, non è mai entrato, dai. Aspetta che adesso subito ce lo dice Massimo, mister. Vabbè, ma cambia poco, mister, tanto alla fine abbiamo vinto, quindi no, è entrato. Ma non è entrato Oddo. Dovrebbe essere entrato con l'Ucraina, mister. Allora, può darsi che mi sbagli. Non ce ne siamo accorti, Massimo, nessuno se ne accorse. Davvero? Sì, e infatti io me lo ricordo, mister, che gli unici due che non erano entrati erano... Allora, dì a Massimo che... Gli chiedo scusa, ma mi sono dimenticato. Ho 72 anni, ho 72 anni. Posso dimenticare? Certo. Fra l'altro sono contento se ha giocato. Perché... No, giocammo, tu facessi giocare a tutti. E infatti tutti ci siamo resi, eravamo partecipi alla causa. E quindi era una cosa bella che tutti parlavano dopo e che tutti erano stati... messi Massimo, in campo da bravo di Massimo che sono contento, guarda, di sbagliarmi, perché tutti se lo ricordano per il taglio di capelli che ha fatto a fine finale. Cioè era il premio in cambio che mi aveva tagliato i capelli. No, che poi non me l'ha tagliato, no, ride e dice non mi vedeva proprio. Massimo, non è vero, lo sai. Invece voglio raccontare una cosa, mister.
se non lo vedevo non lo portavo ai mondiali. Portare, sì, uno, no, invece nei... voglio... portare uno ai 20, nei 23 ai mondiali è tanta roba. Invece voglio raccontare una cosa, mister, che io me la posso mai dimenticare, che eravamo a Napoli e tu le prime due partite non mi facesti giocare e praticamente la situazione non era delle migliori, perché avevamo fatto una sconfitta e un pareggio. Si perse con la Sampdoria e poi si perse a Cremona 2-0. Sì, e facciamo due sconfitte. E c'era l'infrasettimanale con il Torino. E c'era Benny Carbone e io ero con Giampiero Ventrone, ti ricordi che feci la forza il lunedì prima dell'allenamento, e tu mi venissi vicino e mi dicessi: Fabio, allora come ti senti? E io mi stavo da, ho fatto forza adesso con Giampiero e ho le gambe un po' pesanti, e tu dicessi: cazzo, ma come, ho pensato di farti giocare mercoledì. E mi dice: allora sì, no, mi stavo da, sto benissimo. E io, grazie a quella partita, poi dopo perché io il giovedì dovevo andare ad Acireale, perché la società già si era messa lo ricordo. Il papà di Marco Materazzi, e io dovevo andare ad Acireale. Me lo ricordo. E io, tu mi facessi fare quella partita, Benny Carbone, poverino, lui lo sa che in quella partita lì non toccò palla, e il giovedì mi chiamò la società e mi disse: no, guarda, tu non vai più da nessuna parte. E poi da lì noi facemmo il nostro cammino con il Napoli. Un paio di cambi dopo due o tre partite che furono, e diciamo che facesti un po' il Marcello Lippi che in qualche, poi... mi è capitato spesso nella mia carriera, in certi momenti bisogna prendere certe decisioni. Facciamo Cannavaro, Ferrara e Cannavaro e Bia, Ferrara, Bia, Cannavaro, Bia, Bordini e Gambaro, E Pecchia c'era poi, e poi Pecchia che era una zanzara, che lo mettevamo a marcare il regista e poi a partire, ti ricordi? Certo, e poi certo. C'era Fonseca, che Daniel, c'è la Palo di Cano, in questi giorni hanno fatto vedere Jonas Stern, ti ricordi? Mamma, ti ricordi Jonas che arrivò a Napoli, i primi tre mesi prese 4-5 kg, e tu gli domandassi: ma Jonas, ma cosa mangi? E mister, ma io un po' di pizza, un po' di mozzarella, il pane. Allora levalo da mezzo. Eravamo una bella squadra, eravamo. Otto mesi senza prendere stipendio. Senza prendere stipendio. E tutti i giorni io dicevo: no, è stato fantastico. Io poi stavo alla discesa alla Gaiola, andavo in canoa tutto il giorno e facevo, era una vita eccezionale, perché andavo in canoa tutto il giorno e poi andavo a soccavo a fare l'allenamento. Vita eccezionale, proprio per quello ti dico che c'è Marco Borriello che dice: mister, la prossima volta la quarantena falla di Ibiza. è vero. Mister, sta scadendo il tempo qui, perché tra poco si blocca dopo un'ora. È passata già un'ora quasi. Mister, ti hanno chiamato. Ti senti? Sì, ti sento. Ho la batteria scarica, mi sta scadendo. Ma tanto è finita, no? Finita. Andiamo, mister. Un abbraccio forte. Grazie, spero di vederti presto. Saluto a tutti i giocatori, tutti quelli che ci sono ancora, ce n'è ancora, no? Il capitano. Capitano. Ma i brasiliani ancora non sono venuti? Mister, sono arrivati i tre che hanno il passaporto cinese. Elkeson era in nazionale, Goulart, Fernandinho e Aloisio hanno il passaporto cinese, sono rientrati, e mi manca Paulinho e Talisca, che sono ancora in Brasile. Vabbè, dai. Ma tanto se comincia a giugno c'è tutto il tempo, dai. Sì, speriamo. Dai, mister, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, ciao boss. Ciao. Ciao. Ciao Fabio. Oh, il mister, Ciro, io prima ti ho detto di...